Venditalia 2024 è quasi conclusa, siamo al quarto giorno e ci troviamo nei corridoi del padiglione 12 di Fiera Milano Ro, dove abbiamo incontrato il presidente di Confida, l'associazione nazionale della distribuzione automatica, Massimo Trapletti. Ciao Massimo e bentornato. Ciao, buongiorno a tutti e grazie ancora di essere qui e di rendere reale e visibile a tutti il successo di questa fiera. Un successo che è percepibile anche solo a coloro che non hanno mai visitato questa quattro giorni dedicata alla distribuzione automatica. Le percentuali di crescita sono palpabili, dacci qualche dato. I dati sono positivi a due cifre rispetto al 2022, che era stato già un record. Noi, come sai, ci siamo spostati su Ro, su un piano solo, dove ancora la fiera ci dà un senso di maestosità. Ci sono più di 300 espositori, 13.000 metri quadrati. Ci aspettiamo un'affluenza che superi i 20.000 visitatori, che, come ricordo, sono tutti professionisti del settore. E quindi non c'è pubblico e i dati che ci abbiamo dei primi tre giorni sono più 12%, quindi siamo estremamente positivi e contenti del successo. E a proposito di dati, nella giornata di ieri sono stati presentati in anteprima i dati legati al 2023, al consumo. Negli oltre 830.000 distributori censiti sul territorio per il 2023, i consumi apparentemente si sono stabilizzati a un livello molto simile al pre-Covid, ma non hanno ancora superato quella soglia. Che cosa occorre fare per stimolare ancora di più a questo punto i consumatori per andare a migliorare le performance di coloro che possiedono distributori automatici? Sì, non siamo ancora arrivati al consumo del 2019, questo è dovuto anche allo smart working. Il Covid sicuramente ha creato delle nuove abitudini. Difficilmente torneremo con il nostro servizio classico a ripetere i consumi del 2019, ma la tecnologia ci sta aiutando, quindi noi stiamo presentando tante soluzioni, la fiera sta presentando tante soluzioni alternative al classico vending, come quello del food o come abbiamo visto anche ieri, che è nata un nuovo servizio applicabile al distributore automatico. È il nuovo servizio che permette di pagare attraverso le app o i distributori automatici i bollettini o gli avvisi di pagamento verso la pubblica amministrazione, e questo è un'apertura importante, perché 830.000 macchine sul territorio sono una grandissima piattaforma che intercetta più di 30 milioni di utenti in Italia, e quindi dove si potranno attivare dei servizi che oggi è impensabile pensarli su una vending machine. Ma oggi la tecnologia, con i touch, con l'interconnessione, con le app, dove già le app hanno raggiunto 250.000 macchine sul territorio, i consumatori che utilizzano queste app crescono a un trend di 60% l'anno. Il mondo della distribuzione automatica si può aprire a diverse possibilità, e questo sicuramente a livello di fatturato ci permetterà di superare anche il 2019. Grazie Massimo Trapletti, noi avremo modo di avere il tuo e tanti altri pareri sul prossimo numero della rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica Vending News, insieme a tanti altri pareri e altre idee per migliorare le performance nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e noi cercheremo di dare quanta più visibilità possibile ai addetti ai lavori proprio per migliorare i loro ricavi. Sì, ce l'abbiamo, le stiamo studiando, stiamo già presentando tecnologie che possono allargare il perimetro del nostro servizio,
come per esempio i locker refrigerati o le ricette, le stesse macchine che oggi possono erogare fino a 350 ricette differenti, nuovi prodotti a livello di solubili, perché ci sono macchine che possono avere fino a 10 contenitori di solubili nuovi. Stiamo cercando di adeguare la tecnologia al mercato, ai cambiamenti del mercato, i doppi bicchieri, i coffee to go, tantissime cose che possano intercettare le necessità del consumatore. Ne nasceranno altre che ci permetteranno di crescere. Massimo Trabretti, presidente di Confida, associazione italiana distribuzione automatica, grazie. Grazie a voi e alla prossima.